Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi nuovo video haul, ma prima di cominciare, sigla! Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora oggi nuovo video haul un po' misto tra vari brand, tra cui c'è NYX. Era un po' che non acquistavo da NYX, e poi comunque mi occorreva un prodotto perché l'ho finito praticamente, lo vedrete nei prodotti finiti prossimamente e sto parlando di questo eyeliner della NYX matte, questo qui che ora vi vado a mostrare. Praticamente hanno cambiato il packaging, spero solo il packaging, perché mi piaceva molto la formulazione di quello che ho utilizzato fino ad oggi praticamente, quindi poi vi farò sapere. La commessa mi ha assicurato che è cambiato solo lo scatolo, ma da quello che vedo effettivamente è cambiato non solo lo scatolo ma anche la scritta fuori, però come diciamo prodotto è lui, ci siamo. Faccio vedere il pennello, tanto lo devo utilizzare. Sì, la punta è lui. Wow, a un tratto stupendo, nero matte ed è waterproof, quindi buono. Lo volevo acquistare più verso diciamo luglio agosto, però mi serviva perché l'ho finito, che di solito io questi waterproof già si sta asciugando, ragazze, già si sta asciugando, guardate, già si è mattificato da un lato. Praticamente ho preso un prodotto, ho chiesto se c'era questo prodotto perché io ho un fondotinta, praticamente ve l'ho detto anche in un video per quanto riguarda quando feci il video sui miei fondi, le cipre, in collaborazione con il mio gruppo che vi linko giù nell'info box se volete partecipare alle collaborazioni mensili che si chiamano le Fashion YouTube, e dove appunto mostravo alcuni fondi, tra cui uno che praticamente per questo periodo per me è troppo scuro. Quindi per finirlo, perché comunque mi manca veramente pochissimo a finirlo, volevo appunto provare un prodotto che mi andasse a schiarire il fondotinta. Mi avevano consigliato uno di Catrice, che dopo vi faccio vedere perché l'ho utilizzato, ma dopo vi parlo quello di Catrice, ora vi parlo di questo. Però questo ancora, a differenza di quello di Catrice, ancora non l'ho utilizzato perché comunque avevo acquistato prima quello e poi questo, e sto parlando di questo prodottino qui, Pro Foundation Mixer, che serve appunto per mixare il colore del fondotinta qualora fosse troppo chiaro o troppo scuro. Dietro ci sono le indicazioni di come può essere schiarito da 1 a 3 colorazioni. Questo è proprio bianco, io l'ho testato in negozio ed effettivamente schiariva anche la colorazione più scura che c'era in negozio. Questo è proprio bianco, io non credevo ai miei occhi sinceramente, perché non pensavo esistesse un prodotto del genere, anche perché non l'ho mai visti sui social, sinceramente non l'ho mai visto testato né tantomeno recensito da qualcuno. E sto parlando di questo prodotto qui, che è proprio bianco, si presenta a tubetto così. È proprio bianco, ragazze, dite, che però messo con
il fondotinta da schiarire, anche una buona profumazione, ovviamente è bianco, è un bel bianco matte e ovviamente rilascia il fondo matte. Infatti io avevo paura che mi rilasciasse comunque il viso lucido, che mi rilasciasse il viso comunque luminoso con qualche perlescenza, perché sinceramente no, non mi piace. E quindi l'ho preso e questo praticamente è da 30 ml, l'ho pagato 10 euro. Mentre quello della Catrice costa intorno ai 5 euro e ha 15 ml. Sinceramente, visto che comunque negli stand della Essence Catrice sono sempre sforniti di questi prodotti, non so neanche io come lo trovai quello che era l'ultimo, e anche non swatchato, quindi non aperto e nulla, niente di che. Vedremo questo come si comporterà, vedremo se sul viso avrò lo stesso effetto di quello di Catrice, perché l'ho utilizzato oggi, quello di Catrice, per schiarire il fondo che ho indosso oggi, e come effetto mi è piaciuto tanto. Vedremo se questo sarà in grado di superare quello di Catrice e poi magari vi farò sapere. Allora, per quanto riguarda Catrice, come vi stavo dicendo, è questo praticamente, che me lo aveva anche consigliato la mia amica Sara, un bacio tesoro del canale Il Mondo di Sara. Praticamente questo qui, come quello che vi ho fatto vedere, schiarisce i fondotinta. C'è sia la versione per schiarire che quella per scurire. Ovviamente mi serviva questa e ho preso questa. E questo praticamente dice che è comunque un primer che con le gocce messe sul fondotinta si ha l'effetto schiarente, e con poche gocce si ha praticamente il fondotinta schiarito. E come vedete, questo è da 15 ml e l'ho pagato, ve l'ho detto, intorno ai 5 euro. E questo è l'effetto che ha su di me. Vedremo quello della NYX se sarà in grado di superarlo. Poi sono passata da Clarins, che non ci passavo da una vita, non ci sono passata perché volevo prendere delle mollettine per quando voglio alzarmi un po' i capelli, e quindi ho preso queste mollettine qui che sono belle lunghe e prende molti capelli. Queste le ho pagate 3,50 euro e ne sono 30. Poi giretto da MAC, che anche qui non andavo da un po', e ho preso due prodotti, che però non li ho presi tutti e due allo stesso giorno. Ho preso due rossetti delle nuove colorazioni. E sono questi qui. E sono questi qui che, se mi seguite su Instagram, che sono sempre Fortuna Fashion Makeup, trovate già tutte le colorazioni, tutte le foto. Se mi seguite già su Instagram, già avete visto questi acquisti. Quindi, se non l'avete fatto ancora, se ancora non mi seguite, male. Scherzo, vi metto giù nell'info box comunque i miei link diretti. Su Instagram sono sempre Fortuna Fashion Makeup, quindi mi trovate molto semplicemente. Allora, le colorazioni sono Persistence e Rocker. In questo caso ho notato anche una novità, che oltre ad esserci il nome c'è anche un numero. Per esempio questo, che è Persistence, è il numero 625. Allora, vi faccio subito vedere il colore, che veramente è stata un'impresa ardua. Io questo l'avevo visto quando ho acquistato l'altro praticamente, però poi, quando sono ritornata per volermelo prendere, non ricordavo più quale fosse.
Allora, parliamo comunque di due rossetti matte. Allora, questo è il nome, come vedete. Il bussolotto è il classico. E questo è il colore ed è un bellissimo nude, marroncino nude, molto bello. Eccolo qua. Profumazione sempre la stessa. Eccola qui. Con questo ebbi come campioncino un nuovo fondotinta, lo Studio Fix NV13, che la commessa mi disse che era un nuovo fondotinta detto da lei, poi non so, ed è praticamente questa colorazione qui, eccolo qui, ed è un bel po' dentro, quindi devo dire la verità, sarà abbastanza generosa. Mentre l'altro si chiama Rocker, che è stato alla fine il primo che ho preso ed è 647 come numero. Questa novità di questi numeri. Solito bussolotto e questo è il rossetto. Anche questo stupendo. Eccolo qua, bellissimo. Lo so che adesso andiamo incontro all'estate, ma io questi colori li utilizzo anche in estate. Poi sono stata da Sephora, ho fatto la tappa da Sephora e ho preso due prodotti per quanto riguarda Rihanna. Come tutte sapete, ormai Rihanna ha spopolato anche in Italia con tutta la sua linea per quanto riguarda dai fondi a finire illuminanti, rossetti, tinte e quant'altro. E quindi ho voluto provare anch'io il fondotinta, che ancora però non ho provato, quindi non posso dirvi come si comporta su di me. Ed è comunque un fondotinta effetto matte. Io ho preso la colorazione 100 e vi faccio subito vedere. Eccola qui, che è praticamente la più chiara che c'è. Eccolo qui. Quando lo proverò vi farò sapere sicuramente. E poi ho voluto prendere la tinta, la Lip Tint da 4 ml, questa colorazione qui che poi alla fine è l'unica, nella colorazione Ungent So Red, che è l'unica praticamente. Poi ci sono i rossetti. Allora, il packaging della tinta è questo, è praticamente un bel rosso lacca e devo dire che mi ha colpito tantissimo il colore swatchato. Allora, che dire, lo scovolino è fatto così, un po' schiacciato lateralmente. Questa tinta ho sentito molti pareri discordanti perché comunque dicono che sarebbe meglio utilizzarla con una matita perché comunque sborda. E io sinceramente non l'ho provata ancora, quindi non so dirvi se effettivamente è così oppure no, però il colore è fenomenale. Eccolo qui. E come campioncini mi hanno dato queste maschere. Due maschere di questo genere qui che proverò e vi farò sapere. È un profumo J'adore. Profumo J'adore. Mi sono dimenticata di farvi vedere l'altro campioncino che mi avevano dato, però rispetto a quello lo vedo un po' più scuretto, anche se il commesso mi ha detto che è per te. Sì, ok, e mi ha dato questo, ma io lo vedo scuro, va bene. E non capisco neanche cosa ha scritto, comunque.
ha scritto questo qui. E questa è la colorazione che sembra uguale a quella, ma non lo è, è un po' più scura. Non so perché, ma ai fondi di MAC si sente tantissimo questo odore di alcol. Mamma mia. Poi sono stata all'interno del Carrefour un po' di tempo fa e praticamente mi sono saltati all'occhio questi prodotti. Forse per le colorazioni, non lo so, molto probabilmente, perché poi, però anche come diciamo le fragranze che ho sentito, e sto parlando di queste acque profumate. Eccole qua. Queste qui venivano 8 euro e qualcosa, non voglio errare, e sono praticamente tutte acque profumate da 250 ml e sono tutte profumazioni estive. Ora vi faccio vedere. Allora, la prima che vi faccio vedere è questa qui, che si chiama Beach Please Exotic. È questa confezione rosa e salmone, veramente troppo bella. Se avete un Carrefour vicino, io vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Praticamente questa ha anche dei brillantini all'interno, ci cioè avevo manco fatto caso. Ecco, allora, praticamente questo è sì, un body mist, si può mettere ovviamente, è per il corpo, si agita e poi, perché all'interno ci sono tutti i glitterini sotto, vedete? Che quando si va a miscelare si va a shaker, 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 si fanno tutti questi glitterini, non so se si riesce a vedere, penso di sì. Per l'estate è fenomenale, cioè. E allora volevo farvi sapere un po' di cose, di cosa si tratta, ma non c'è scritto praticamente di che profumazione è, però qui dice exotic, quindi allora, spruzzandolo si avverte subito una profumazione di vaniglia, Big Bubble, fragola, comunque tutto un mix di frutti. Mamma mia. Tantissimo si sente la fragola e il gusto della Big Bubble. Quindi se amate quella profumazione, buono, buono, buono. Mamma mia. Quest'altro invece si chiama Beach Please Vesis, credo. Anche questo è di 250, in questo caso non ha brillantini, è semplice. Eccolo qua, semplice questo. Sì, è semplice, non ha brillantini. Allora, questo praticamente odora tantissimo di mamma mia, di estate, di mare, cioè proprio ha una profumazione di sapete quando vi sentite la salsedine addosso, la profumazione del mare, quella bellissima. Io poi non sono bravissima a spiegare i profumi, anche perché questo praticamente
Non è un vero e proprio profumo, è un'acqua profumata, però comunque non essendo un'acqua profumata conosciuta, ecco, che si può trovare anche su internet, almeno credo. Poi qui dietro comunque c'è scritto tutto in inglese, anche gli ingredienti, stiamo bene. Allora, questa profumazione qui sa tantissimo di fresco. Quei profumi estivi, quei profumi che si sentono nell'aria quando siete al mare, insomma, quello, bellissimo. Lo so, dico sempre tutto bellissimo, ma è così, se no non lo acquistavo. E l'ultimo è questo qui che si chiama Paradise, Beach Please Paradise, nella scatolina gialla. E questo qua è come l'altro praticamente, che si sciacqua, giusto? Sì, e diventa tutto glitteroso, magari per la sera quando si va a cena. Eccolo qui, vedete? Sono tutti glitterini. Questo è proprio Sono proprio quelle acque profumate adattissime per l'estate, perché oltre ad improfumarvi vi rimangono i glitterini, che in estate si può fare. Questo sa proprio di questo, praticamente si sente tantissimo la vaniglia e frutti esotici, insomma, buono, buono, buono. E con questo è tutto ragazzi, io spero che il mio video vi sia piaciuto, il video acquisti vi sia piaciuto. Ci saranno altri video per quanto riguarda gli acquisti, e quindi non perdetevi, mi raccomando, attivate la campanella così saprete quando sarà online, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e giù nell'info box troverete tutti i miei social, mi raccomando seguitemi, vi aspetto. Io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, se avete acquistato qualcosa di quello che avete visto e di come vi siete trovate. Io vi ringrazio per la visualizzazione e vi mando un bacio. Alla prossima, ciao!